storie, personaggi e curiosità. Tutto questo è Stessa Spiaggia, il nuovo format estivo targato TV6. Continua il viaggio del nostro programma Stessa Spiaggia, che ci porta a Francavilla al Mare, nel Lido Nausicaa Beach, e siamo in compagnia di Antonella e Massimiliano De Luca. Grazie per averci aperto intanto le porte del vostro stabilimento. Grazie a voi. Allora, intanto vorrei partire subito da Antonella. Storia, tanta storia in questo stabilimento, sono più di 40 anni circa di questa attività. Che possiamo dire? Come è nata la passione proprio per lo stabilimento, per la passione per il mare? In realtà è stato un caso. La scelta di acquistare il Lido è stata veramente casuale. E poi chiaramente negli anni questa scelta ha portato a un interesse sempre più attento all'attività, all'impegno verso la clientela, ma prima non era così. Quando hanno acquistato i miei genitori, io ero piccola e loro hanno acquistato una baracca di legno da un signore che non esercitava nulla, quindi non c'erano attrezzature, non c'era niente, hanno dovuto sanificare e bonificare tutta l'area e poi costruire un piccolo casotto che non è sicuramente quello che vedete oggi. Da lì siamo partiti con pochi clienti, solo 20 ombrelloni, e siamo andati avanti così per diversi anni, ma anche perché il turismo italiano, cioè il turismo abruzzese, non era quello di oggi, quindi il turista era c'era poco, c'erano soltanto gente che abitava qui del luogo e che il mare non lo viveva come si vive oggi. Fortunatamente le cose sono cambiate e negli anni abbiamo sempre investito nell'attività, cercando di migliorarci sempre e credendo che chiaramente questo ci potesse dare anche un futuro. E così è stato, perché io per esempio ero piccola allora, poi avevo un lavoro che era completamente diverso e adesso mi dedico a questo insieme a mio fratello e a mia sorella, insieme ai miei genitori. Prima però non era questo. Abbiamo clienti che sono qui da 40 anni e che insieme a noi ci hanno aiutato a crescere e a migliorare, perché poi le loro esigenze, le loro richieste sono diventate da parte nostra il desiderio di offrire sempre di più e meglio. Poi chiaramente c'è mio fratello che è molto più giovane di me, quindi lui mette la parte giovanile. Mia madre ha messo l'esperienza, ognuno mette il suo, siamo tutti indispensabili a tutti. È una catena e non possiamo assentarci, perché ognuno fa il suo lavoro, ognuno ha i suoi compiti. Poi chiaramente contiamo nelle generazioni future, che ecco sono i miei figli, mio nipote, speriamo anche in loro, speriamo che possa essere anche per loro una fonte di reddito e di lavoro, perché chiaramente ci contiamo, cioè l'Abruzzo ha bisogno di questo, Francavilla anche. E non solo, io volevo aggiungere una cosa, se mi permetti, contiamo anche sui nostri dipendenti, che noi non chiamiamo dipendenti ma collaboratori, e quindi anche una grande importanza ce l'hanno anche loro. Siamo stati anche sotto questo punto di vista, devo dire che siamo stati fortunati negli anni, che abbiamo avuto sempre personale molto educato, molto preparato. E niente, devo ringraziare anche e soprattutto loro, che ci aiutano a migliorare e a migliorarci, insomma. Ecco Massimiliano, com'è cambiato lo stabilimento, anche con le nuove tecnologie, anche con i ragazzi che hanno cambiato anche il modo di approcciarsi alla spiaggia? Allora, mia mamma mi racconta sempre che mia mamma e mio padre, che nei primi anni funzionava così: veniva il cliente, si sceglieva il posto dove voleva l'ombrellone, quindi si andava lì e si piazzava l'ombrellone. Adesso è tutto completamente diverso, c'è una spiaggia diciamo più attrezzata, i servizi sono cambiati, ci sono molteplici servizi. Avevamo iniziato con la ristorazione, però poi ci siamo accorti che d'estate la gente vuole mangiare con velocità e quindi abbiamo optato già da diversi anni, con grande successo, alla tavola calda, quindi un servizio più veloce che offre un'ampia gamma di generi alimentari. E abbiamo riscontrato un notevole successo e niente, stiamo cercando di migliorare ogni anno, ampliando
alcune zone. Quest'anno abbiamo aggiunto una vetrina fredda che prima non avevamo. E niente, ogni anno cerchiamo di evolverci in qualche modo. Oltre a questo, tanti spazi anche per far divertire i più piccoli, ma nei weekend sicuramente anche tanti momenti per far divertire i più grandi. Certo, avevamo 4 campi da beach, poi per via del Covid sono stati ridotti a 2. Sono state fatte diverse tappe sia a livello regionale che nazionale di beach volley. E niente, cerchiamo un po' di accontentare tutti, a volte ci riusciamo, qualche volta no, però noi ce la mettiamo sicuramente tutta. Il nostro sforzo maggiore è rivolto innanzitutto alla pulizia, il nostro punto di forza è quello, i clienti questo ce lo riconoscono da sempre, e l'attenzione a curare l'attrezzatura perché la rinnoviamo spesso, e quindi infatti ecco una nota di un cliente di qualche giorno fa che è venuto qui al Lido e mi dice: felice di essere vostri pazienti, come vostro paziente, come paziente, io ho detto, sì, perché voi i vostri clienti li curate, quindi per dire che ecco ci sono queste note che ci fanno piacere. Poi chiaramente anche noi faremo i nostri errori, sicuramente tocca anche a noi qualche critica. Ecco Massimiliano, per chiudere, puntate che questa stagione sia quella della ripartenza, no? Di sconfiggere definitivamente questo Covid e di affrontare le stagioni estive con più tranquillità? Noi lo speriamo sicuramente, anzi ci impegniamo a far sì che ciò accada, sanificando spesso gli ambienti, le zone di passaggio, i tavolini, gli spogliatoi, i bagni. E, se mi permetti, anche volevo aggiungere, sempre rimanendo sul fattore sicurezza, siamo stati uno dei primi stabilimenti, se non il primo, ad acquistare un defibrillatore che quindi siamo in possesso del defibrillatore ormai da tanti anni, e in più ci siamo impegnati a garantire il servizio di salvataggio e soccorso in mare anche nelle spiagge libere adiacenti, perché noi sia a nord che a sud abbiamo delle spiagge libere a confine, e noi cerchiamo appunto, per migliorare la sicurezza di tutti, abbiamo garantito il servizio di salvataggio anche in queste zone. E in ogni spiaggia, in ogni lido della nostra regione Abruzzo c'è immancabilmente un personaggio. Oggi siamo in compagnia del signor Renato, che ha visto nascere questa spiaggia, no? Ci può raccontare qualche aneddoto di come è nata questa spiaggia e di quello che è successo negli anni poi passati? Ebbene, posso dire che io sono un testimone oculare della nascita di questo stabilimento. Ciò è avvenuto nel 1980 e qui erano delle dune. Posso dire in tutta sincerità che questo stabilimento l'ho visto nascere e crescere pian piano. Adesso non per piangeria, come si dice, ma per realtà i signori titolari di questo stabilimento hanno veramente lavorato tanto per la crescita e l'ammodernamento del Nausicaa. Una delle cose principali che io penso è che è uno stabilimento che la pulizia è al primo posto, seguita dall'accoglienza. Per cui sembra preparato, ma è realtà. Questo è il mio punto di vista. La signora Concetta ci vuole dire qualcosa, soprattutto se è felice di come poi si è evoluto il suo stabilimento e di quello che stanno facendo poi i vostri figli. Sì, 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 su questo sono felice e sono soddisfatta di tutto quello che abbiamo fatto. Si aspettava di portare poi, di far venire alla luce uno stabilimento come questo? Beh no, piano piano, abbiamo cominciato piano piano, più passa il tempo, più passa gli anni con la gioventù. Ma se lo aspettava così o diverso? Beh no, non mi aspettavo niente, perché ogni anno facciamo qualcosa di nuovo proprio per... contenta. Sì, sì, sì.
Siamo al centro di Pescara, a due passi dalla nave di Cascella, c'è lo stabilimento balneare Lido Beach, uno dei stabilimenti più importanti e più antichi della riviera pescarese. Siamo in compagnia di Leo Sfamuri, direttore per il secondo anno qui a Lido Beach. Intanto grazie per aver aperto le porte della vostra attività al programma Stessa Spiaggia. Intanto parliamo dei servizi che offrite di giorno per poi arrivare anche a quelli di notte. Innanzitutto grazie a voi, siete venuti a trovarci. Sì, è un locale a 360 gradi, nel senso che di giorno accogliamo sia famiglie, sia ragazzi e comitive. Abbiamo la possibilità di affittare palmette e palme giornaliere, quindi non necessariamente a stagione. Se qualcuno ci vuole venire a trovare due giorni, un weekend, una settimana, siamo pronti ad accogliere chiunque. Il servizio di ristorazione prevede un'ampia scelta di menù di pesce, abbiamo la pizzeria e abbiamo anche una selezione dello chef a base di carne. Partiamo dalle 9 di mattina con le colazioni, aperitivi, sia cenati che classici, pranzo e cena, e dalle 7, ripeto, intorno alle 5 e mezza, 6, fino alle 7 e mezza facciamo anche questa cosa dell'aperitivo cenato, sia a base di pesce che a base di terra. Ecco, prima di passare proprio nel particolare a questi menù, a queste serate a tema che tanto organizzate, continuiamo un po' a focalizzarsi sul giorno. Quali sono le attività che poi i vostri clienti, chi vuole venirvi a trovare anche per pochi giorni, per pochi weekend, possono effettuare nella vostra spiaggia? Allora, prettamente noi consideriamo che sia una spiaggia molto molto tranquilla e abbiamo degli spazi aperti dove comunque i bambini possono giocare o comunque c'è la possibilità di poter avere un angolo svago. E siamo in pieno centro, quindi comunque siamo collegati con tutte le varie attività del centro e abbiamo forti collaborazioni con B&B e alberghi della zona, quindi riusciamo ad accontentare un po' tutti quanti. Ecco. E poi ci spostiamo alla sera, iniziate come avete detto dalle 5 del pomeriggio col più classico degli aperitivi per poi arrivare alle serate dove ci sono delle cene, delle feste, delle cene a tema, karaoke come quelle che vediamo in questa, proprio in questa puntata. Ecco, un po' come è organizzata la serata? Consiglio che noi di base comunque prevediamo sempre musica, io ho 27 anni che faccio discoteca, quindi per me la musica è basilare. Abbiamo tre zone fondamentalmente, terrazza, la zona giardino e la zona vicino alla spiaggia, diciamo. Ometto tra virgolette la parte interna perché comunque è l'ultima che andiamo a riempire. C'è sottofondo musicale tutte quante le sere, dagli anni 70, 80, 90, straniero e italiano, per raccontare un po' tutti. Facciamo parecchie feste di 18 anni, feste di 25 anni, di classe, sia con musica che senza musica. Per quanto riguarda la serata a tema, lavoriamo molto con il giovedì karaoke, che è un format che mi porto da tantissimi anni, e dove abbiamo un menù pizza e menù pesce e una semplicissima animazione della Stefano D'Alberto con karaoke dove la gente si sceglie il brano, canta con la massima tranquillità e serenità e comunque dà sfogo alle proprie qualità. Una domanda che poi, visto il periodo, viene quasi spontanea a fare. Nel secondo anno, tu il primo anno hai vissuto anche questa ripresa post-Covid, ma quest'anno si cerca di ripartire più velocemente, più alla grande, si cerca di fare più cose. Ecco, c'è diversità tra l'anno scorso e quest'anno, si tocca con mano. Guarda, devo dire molto onestamente che già l'anno scorso abbiamo fatto una grandissima stagione, quindi eravamo già molto molto contenti. Quest'anno stiamo bissando quello fatto l'anno scorso con notevoli miglioramenti. Sicuramente piano piano si sta cercando di respirare un'aria tra virgolette più serena e più spensierata, quindi un pochettino si nota. Adesso siamo a ridosso di luglio, quindi cerchiamo di aspettare questi ultimi DPCM, ci hanno la possibilità di togliere le mascherine e ci danno probabilmente la possibilità fra metà luglio e poi di cominciare anche a non solo cantare da seduti ma anche in piedi, e quindi ci mettiamo anche un po' di petting così volando, lo facciamo volentieri, e quindi credo che andiamo sempre sempre migliorando fino ad arrivare a settembre, ottobre, novembre, quando il tempo ci accompagnerà e poter continuare la stagione. Chiudiamo con la domanda della bandiera blu. La bandiera blu ha dato tanto in questa stagione a Pescara, una stagione della ripartenza, una stagione importante per Pescara. Beh, sicuramente noi che viviamo il mare per noi è un elemento, non dico fondamentale, ma di più. Quindi è normale che avere la possibilità di avere una struttura che si affaccia sul mare con una bandiera blu è tutto quello che una persona può chiedere. Quindi ringraziamo che ci ho la possibilità di poter fare questo. Ovviamente
ripeto, dobbiamo sfruttare queste potenzialità, ne abbiamo ancora tante, ci devono appoggiare e noi siamo pronti a dare tutti i servizi disponibili per far sì che la clientela sia più contenta possibile. Grazie alle sfamori. Grazie a voi, grazie mille, a presto e vi aspettiamo alle Dobbicce. Grazie, grazie mille, grazie. E come ci ha raccontato il direttore Leo Sfamurri qui a Lido Beach, tanta movida, soprattutto in estate, qui c'è un personaggio che da tanto alla movida, soprattutto per la sua attività quotidiana. Siamo con Francesco D'Onofrio, un'amicizia importante qui con la proprietà di Lido Beach. Sì, ringrazio Fabio, ringrazio Leo, un'amicizia importante soprattutto perché comunque vogliamo da tempo unire non tanto la movida ma più che altro il divertimento l'estate, perché comunque Pescara, l'Abruzzo è sul mare, quindi vogliamo ricordare questa cosa fondamentale e cercare di sfatare dei miti, delle false considerazioni che comunque il vino, perché no, non può partecipare alla movida, un po' cercare di portare quelli che sono i gusti anche dell'estero, perché spesso siamo abituati alla movida a vedere altro da bere, altre sostanze tra virgolette alcoliche, perché no portare il vino, perché comunque l'Abruzzo è un territorio agricolo, prevalentemente agricolo, dove il vino la fa da padrona. Viaggiando molto all'estero, lavorando molto all'estero, abbiamo intrapreso e visto che soprattutto nei paesi più importanti quali Stati Uniti ma anche il nord Europa le serate, la movida viene fatta anche a base di vino, quindi è un po' assurda la concezione che a casa nostra, nella nostra terra, non si possa sposare il vino con il divertimento, con la movida. Quindi questo è un messaggio un po' che cerchiamo di trasmettere e far traspirare comunque, ecco, un buon vino legato a tutto quello che è il divertimento. Allora possiamo sfatare anche il falso mito del vino rosso in estate? No, quello sicuramente. Infatti, ecco, con Leo e con altri locali stiamo lavorando molto sulle temperature di servizio, perché ovviamente fa caldo, ma tutto quello che è una bevanda dissetante deve essere fredda, quindi perché no? Un rosso servito freddo può tranquillamente entrare nel discorso della movida, ma anche del divertimento in genere e del pasto in genere, perché oggi le bevande fondamentalmente servono per dissetare e l'aspetto della temperatura di servizio è fondamentale, quindi quello che mi raccomando a tutti i locali e tutto quello che si può fare, lavorate veramente con temperature di servizio molto basse, quindi servite il vino più freddo possibile, perché vedrete che avrete dei grandi risultati.